Infobox. L'Abruzzo, sempre più protagonista della transizione energetica grazie alla costruzione di una filiera dell'idrogeno green, dalla componentistica alla logistica per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico e alla successiva distribuzione e utilizzo come alternativa alle fonti fossili. Non più solo per ragioni ambientali, ma anche e soprattutto di sostenibilità economica e finanziaria. Questo è il focus del convegno internazionale Energy for the Future che si è tenuto all'Aurum di Pescara a cura dell'ARAP, Agenzia Regionale delle Attività Produttive. Un appuntamento che nasce come sviluppo dei contatti e delle intese che ARAP ha attivato nelle passate settimane in una missione all'Expo di Dubai. In particolare, l'agenzia regionale nella metropoli emiratina è entrata nel board Desert Energy Network pubblico-privato di dimensioni planetarie sul fronte delle energie rinnovabili, composto da 50 imprese e organizzazioni di 25 paesi. ARAP, sempre a Dubai, ha partecipato all'importante convegno internazionale davanti ad una platea di investitori interessati al settore delle energie rinnovabili. Un appuntamento importante per una regione che punta sempre più sul green. Stiamo vivendo un momento storico assolutamente unico. Io la chiamo la tempesta perfetta perché veniamo da un momento storico assolutamente difficile come la pandemia, che ha segnato sicuramente una crisi non solo sanitaria ma anche economica e quindi conseguenza anche sociale, e poi a tutto questo contesto si è aggiunta la guerra, che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi, soprattutto i prezzi dell'energia. Quindi un evento del genere, noi siamo entrati a far parte grazie al nostro braccio operativo ARAP. Per la prima volta come Regione Abruzzo facciamo parte di un network internazionale del settore energetico che favorirà lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e soprattutto l'idrogeno. Quindi credo che sia in effetti un valido contributo da una parte per aumentare l'indipendenza da parte del gas estero, quindi nello specifico del gas russo, perché non possiamo dimenticarci che il sistema Italia ha bisogno di dei gas di circa 70.000 miliardi di metri cubi all'anno e noi ne produciamo solo 3 miliardi, e questo è un gap che bisogna assolutamente in qualche modo ridurre. Ma dall'altra parte, far parte di un network così importante consentirà di poter far soffrire alle nostre imprese di energia sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma soprattutto dal punto di vista economico. Si parla di energie future, c'è una vasta platea perché è una questione questa molto sentita e non più rinviabile. Non più rinviabile perché l'energia è diventato il fattore determinante nell'ambito del concetto dei concetti, del problema dei problemi, che è la competitività delle nostre imprese. Tutti stiamo vedendo cosa sta succedendo a livello internazionale e poi quali sono le ricadute sul territorio dal Covid fino alla guerra, ma non era questo il problema, perché i problemi esistevano anche prima. Io dico che Draghi, quindi il governo, sta andando nella direzione di affrontare le tematiche più importanti e con uno sforzo non indifferente, anche in concomitanza con la possibilità di mettere a terra progetti con il PNRR, quindi con ingenti risorse. A livello territoriale, ARAP, che è il braccio operativo della Regione Abruzzo, non può che aver fatto un ragionamento con il presidente Marsiglio, con l'assessore Campitelli, per stringere le fila e avere un approccio sistemico su questa tematica per rafforzare il tessuto connettivo delle imprese. E uno di questi argomenti non può che essere quello delle rinnovabili, e questo si è materializzato anche attraverso la DGR 44 del 2022 su un bando per il recupero delle aree industriali dismesse. E poi è chiaro che noi ci candidiamo con la nostra organizzazione, la Regione Abruzzo si candida a diventare, con DI, che noi
con il cui accordo, diciamo, noi oggi presentiamo tutti gli assetti strategici strategiche attività di ARAP e dell'assessorato all'ambiente per i prossimi anni, ci candidiamo a diventare l'hub italiano dell'idrogeno. Direttore, si parla di futuro energetico per il nostro paese, per la nostra regione, mai come oggi. È un argomento sentito, attuale e che deve portare a sviluppi concreti. Sì, abbiamo capito soprattutto in questo periodo che l'energia è sviluppo, è futuro, è insediamento industriale, competitività delle aree industriali. Noi come ARAP abbiamo la responsabilità di gestire le aree industriali e quindi vogliamo guardare avanti e vogliamo entrare nel mondo dell'energia per offrire energia sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico alle imprese insediate. Vogliamo parlare un po' di questo progetto, insomma, di quello che oggi viene presentato qui a Pescara, l'importanza anche in chiave futura. Ma è una bellissima opportunità che noi abbiamo davanti a noi per uno risolvere la crisi energetica, prezzi altissimi di energia che è un grosso peso sulle società, sui cittadini, ma poi anche un'altra opportunità per creare nuovi posti di lavoro in un futuro settore, essendo transizione energetica, energie rinnovabili, ma soprattutto anche idrogeno. E quindi il nostro obiettivo è di aiutare la regione Abruzzo con il nostro partner ARAP di diventare leader, diventare il hub idrogeno dell'Italia in tutti i sensi, logistica, ma anche in termini di società, che possono diventare leader in tutta la catena di valore nel settore idrogeno, che offre un potenziale enorme. Noi soffriamo pesantemente di questa crisi che ci apre gli occhi di una politica sicuramente non corretta, di una politica ingenua di 10 anni in quale non abbiamo realizzato la transizione energetica nella velocità in cui avremmo dovuto fare, quindi stiamo soffrendo le conseguenze. Ma la cosa positiva, abbiamo questa opportunità di prendere le decisioni oggi e poi di raggiungere quasi l'impossibile in questo decennio, di immediatamente accelerare con tutti i mezzi, tutte le decisioni, la transizione verso energie rinnovabili, 100% rinnovabili, verso idrogeno verde, verso stabilità, e poi anche rinnovabili sono energia di pace, come già Hermann Scheer in Germania ha detto, no? Quindi noi stiamo la transizione energetica proprio per raggiungere stabilità e pace. ARAP guarda al futuro più che mai in un contesto storico particolare. Oggi si parla di queste fonti, soprattutto dell'idrogeno. Credete fermamente in questo progetto? Certo, noi ci crediamo, tant'è vero che è stato, diciamo, il nostro obiettivo anche prima che le contingenze attuali della guerra e diciamo, il problema dell'approvvigionamento del gas fossero sul tappeto a livello nazionale. È ovvio che se oggi siamo qui è perché il percorso è già partito da tanto, quindi anche da prima. E questa nostra, diciamo, all'inizio questa nostra idea, ovviamente è portata avanti anche dal Presidente della Regione Abruzzo, veniva vista come un qualcosa di lontano, no? Di quasi futuristico, e invece non lo era. Era semplicemente anticipare i tempi e guardare, diciamo, in prospettiva quelle che possono essere le potenzialità da sviluppare dentro i nuclei industriali per le aziende, perché il problema dell'energia è anche un problema quindi di competitività e di sopravvivenza delle nostre aree industriali. Siamo partiti da un progetto di internazionalizzazione. Questo è stato per noi il pretesto per andare a sondare ovviamente tutti quanti i terreni, che sia quello europeo di Bruxelles, ma anche in occasione dell'Expo 2020 sul territorio emiratino. E lì, quando ci siamo poi seduti insieme ai player, alle camere di commercio italiana all'estero, ma anche con i grandi incubatori che ci sono lì presenti, abbiamo incontrato i player, ci siamo resi conto che in effetti il problema dell'idrogeno è un tema internazionale che già
già era sul piatto di tutti. E quindi noi ovviamente ci siamo inseriti e abbiamo sposato, diciamo, questo progetto e siamo entrati in questo grande network internazionale per poter quindi usufruire chiaramente delle loro tecnologie e quindi fare attrazioni di investimenti in Abruzzo. Sì. Entrando un po' nel concreto, nello specifico di questo progetto, qual è l'importanza di queste fonti alternative, soprattutto dell'idrogeno in questo caso? Beh, l'importanza oggi lo dice che purtroppo è il momento storico che stiamo vivendo. Siamo dipendenti da fonti straniere e quindi non riusciamo ad essere efficaci né in termini di approvvigionamento né in termini economici. Quindi la strategia di ARAP è stata quella di iniziare un dialogo molto concreto con un contenitore come quello di DI, che al suo interno ha sia dei pezzi tecnologicamente avanzati che comunque nell'altra parte del mondo producono idrogeno, ma anche un contenitore finanziario per il reperimento di capitali utili a portare queste tecnologie nei nostri tessuti regionali. I tempi sono maturi per quanto riguarda le tecnologie, c'è ancora un gap economico di produzione che stiamo cercando di abbassare a livello proprio economico e quindi di approvvigionamento, anche valutando possibilità di importare idrogeno con o pipeline, quindi gasdotti, o tramite nave per avere un prodotto più a basso costo e economicamente vantaggioso per le nostre imprese. Ho un po' anticipato la mia domanda, c'è anche un vantaggio economico nell'utilizzo di queste fonti rinnovabili? Un vantaggio economico ad oggi, ad essere sinceri, siamo ancora un po' indietro e si stanno facendo passi da gigante, perché tutti in Europa hanno capito che sicuramente oggi l'idrogeno rappresenta il modo più concreto di utilizzo di energia. L'idrogeno è un vettore, deve essere prodotto con altri tipi di fonti di energia, quindi elettrico, anche gas naturale, tramite questo vettore che ha alta efficienza poi di utilizzo, sicuramente si otterranno risultati positivi, anche perché tutto il mondo sta andando in quella direzione. Cioè, quindi noi dobbiamo sicuramente farci trovare pronti a livello di utilizzo ma anche di produzione, per quando l'impatto sarà forte. Quindi abbiamo anticipato un po' un percorso, per forse una delle poche volte, dettato sì da necessità, ma la necessità è arrivata 2 mesi fa con la guerra. Quando abbiamo iniziato questo percorso, 6-7 mesi fa, non avevamo questa impellenza, però strategicamente ARAP, il suo CDA, il presidente Savini, il direttore generale, ha valutato che era indispensabile iniziare un cammino sicuramente concreto, perché non ci possiamo permettere libri dei sogni. Oggi il nostro tessuto aziendale, imprenditoriale ha bisogno di risposte, ha bisogno di risposte immediate. Questo tavolo, a nostro avviso, ci farà centrare molti obiettivi. Si parla di fonti rinnovabili, di energie del futuro, insomma Pescara già da tempo, anche con le sue partecipate, sta guardando al futuro. Ma questo convegno si inserisce perfettamente nel discorso odierno legato all'energia, perché purtroppo l'Italia si è fatta trovare totalmente impreparata ad una crisi che è arrivata con la guerra Russia-Ucraina, e oggi paghiamo la mancanza di energia perché in passato non abbiamo fatto scelte chiare. Oggi questo convegno invece parla di scelte chiare legate all'idrogeno, una fonte di energia rinnovabile che non inquina e che nei prossimi anni sarà protagonista certamente del processo energetico dei nostri territori. E Pescara, che è una città che è sempre all'avanguardia, non può non essere la cornice di questo convegno. A Pescara stiamo facendo operazioni che guardano avanti, con una mobilità alternativa necessaria, perché il consumo di energia non può essere
quello che c'è stato fino ad oggi. Noi non possiamo vivere più sulla comodità energetica che costa cifre esageratissime, dobbiamo capire quali sono le prospettive, e una delle prospettive è proprio l'idrogeno. Certo, non è una prospettiva di oggi, ma è una prospettiva del 2030, del 2040, ma noi dobbiamo pensare a quello e oggi ci ragioniamo. Nel frattempo creiamo le condizioni affinché questa città, che è una città energivora, consumi di meno attraverso processi di mobilità che sono pubblici e che in prospettiva evitino l'ingresso di 120.000 macchine al giorno che consumano energia e che inquinano. Questo stiamo facendo, questo continueremo a fare per il bene della nostra città. Info Box.